Il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti a tutti amici, io sono Stefano, una delle voci di Lariatto e come sapete il giovedì è il giorno del Joshi, ne parliamo ovviamente come sempre insieme a Marco, trovate i link in descrizione per accedere al suo blog, Calle Joshi, un blog molto interessante in cui potete trovare tanti riferimenti belli e anche una scrittura piacevole, per cui lo ringraziamo sempre per il lavoro che fa e lo ringraziamo per essere qui. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Stefano, oggi proviamo a fare i bravi, dai, torniamo a parlare di Gaijin. Bene, allora parliamo di Gaijin, parliamo di coloro che vengono da fuori, perché questa è una cosa fondamentale per i giapponesi, fondamentale. E vediamo di quale Gaijin ci parlerà oggi Marco. Allora, qualche mese fa l'NWA ha fatto il suo anniversario, il suo consueto anniversario, ed è tra le lottatrici richiamate, tra gli anniversari ha fatto anche un evento dedicato alle donne, e tra queste è spuntato il nome di Debbie Malenko. Lei è stata una meteora, perché la sua carriera era durata veramente una manciata di anni, però paradossalmente, pur essendo americana, il grosso della sua carriera è avvenuto in Giappone, e quindi, ed è un nome un po' equivoco visto il cognome, quindi quale occasione migliore per non parlare della sua storia. La nostra Debbie aveva iniziato molto giovanissima a lottare ai tempi del college, aveva 19 anni, e intanto chiariamo subito, non è una parente di Dean Malenko, però lei aveva lottato per la compagnia della famiglia Malenko, che era gestita dalla famiglia Malenko, che era la Professional Wrestling Association, che aveva sede a Tampa, quindi in Florida. Ed era gestita appunto dal padre patriarca Boris e dai figli Joe e Dean. Dean in particolare è stato importante perché era stato l'arbitro del suo primo match di debutto, era stato l'arbitro speciale che solitamente gli faceva da sparring partner durante gli allenamenti, quindi insomma con lei hanno cresciuto insieme fondamentalmente, cresciuti ma neanche più di tanto, perché dopo neanche un annetto di carriera lei è stata vista durante un evento da un reporter giapponese che era presente a uno dei loro eventi. Aveva fatto un match con AJ Watson, che era la sua compagna, la sua principale compagna di allenamenti e di lottato, e entrambe erano state reclutate, entrambe alla fine di questo evento era stato chiesto di venire in Giappone a fare un po' di date per la All Japan Women. Questa persona che faceva da reporter era ancora una volta Rossi Ogawa, che si trovava lì in veste appunto di pubbliche redazioni. Stava cercando delle gaijin da reclutare e aveva deciso di portarsele in Giappone, e aveva deciso per tutte e due. Quindi lei arriva in Giappone, chiaramente da lì cambia il cognome. Lei lottava come Debbie Drake, ma per avere un maggior riscontro Boris Malenko le aveva consigliato, anzi le aveva suggerito di utilizzare il suo cognome, perché Malenko si erano fatti un nome nella terra del sollevante, quindi anche per facilitarle le aveva dato concesso di utilizzare il cognome Malenko. Apro una parentesi per la povera AJ Watson, perché purtroppo lei, la sua storia non è particolarmente bella, perché lei va in Giappone e realizza uno dei suoi sogni, che è quello di lottare anche per la FNW e lottare con Megumi Kudo. Il problema è che dura un anno, dopodiché purtroppo muore giovanissima per overdose e purtroppo non avrà altro, insomma, la sua vita finisce lì dopo aver realizzato il suo sogno. Nel caso di Debbie invece, lei è arrivata in Giappone ed è arrivata assieme, prendendo lo stesso aereo con altre due gaijin che erano state reclutate, che erano le sorelle Esther e Cynthia Moreno, anch'esse reclutate da Ogawa, che appunto aveva una passione particolare per il Messico, e con la quale ha stretto un'amicizia particolarmente profonda, tant'è che loro avevano condiviso appunto la stanza, la vita nel dojo, e ne sono rimaste amiche ancora oggi, tant'è che si sentono ancora e ancora oggi sono in contatto. Debbie voleva anche venire al ritiro di
di Esther, che è avvenuto tra l'altro poco tempo fa, solo che appunto a causa del Covid non è riuscita ad andare, insomma, in Messico, che non è esattamente un posto molto consigliato per le misure sanitarie che ci sono, specie nel wrestling, se non presente gli eventi. E, nello stesso giorno che è arrivata, tra l'altro, in Giappone, Debbie era stata portata subito a fare delle interviste, e lì aveva trovato un altro gaijin anche abbastanza di successo, che era John Laurinaitis, per qualcuno, anzi, in arte Johnny Ace. Hanno fatto la stessa intervista assieme, e John era stato importante perché le aveva dato un po' di consigli, considerando che Debbie aveva 19 anni, non conosceva il giapponese, quindi non sapeva neanche come orientarsi, e John Laurinaitis da questo punto di vista era stato importante perché le aveva dato una serie di dritte, un paio di conoscenze e anche un po' dei consigli su come porsi. Altri consigli che poi gli aveva dato un altro personaggio piuttosto importante, che era Fumi Saito, che era anche uno degli riferimenti principali anche di Dave Meltzer a livello giapponese. Lui collaborava in All Japan Women, anche lui un po' come lavorare un factotum, faceva un po' di tutto, dava una mano soprattutto sul look, sul modo di costruire i propri personaggi alle ragazze. E a Debbie aveva consigliato, era stato molto importante perché l'aveva aiutata a costruire un po' il suo look, cioè passando da quegli attacchi che parevano un po' quelli degli Steiner Brothers, piuttosto diventare qualcosa di molto più simile all'Art Foundation, quindi giacchette di pelle unito al costume rosa, quindi una cosa che l'aveva aiutata, insomma, ad attirare un po' l'attenzione del pubblico, perché al debutto il pubblico era stato molto silenzioso, anche perché ho molte gaijin che non erano conosciute, insomma, l'effetto novità delle gaijin che avevano pure importato il Joshi, hanno importato, insomma, il wrestling in Giappone, era un po' svanito, soprattutto se consideriamo che siamo negli anni 90, quindi ormai il movimento era bello consolidato, le grandi lottatrici erano giapponesi, quindi era un po' più difficile tirare l'attenzione dicendo ah, se vengo dall'estero. No, aveva un po' perso questa cosa. Per quanto riguarda invece gli allenamenti, Debbie è stata, essendo anche poco esperta, si era trovata, insomma, lo shock culturale di dover vivere il wrestling 8-9 ore al giorno allenandosi, agli ordini della sua senpai, che era Suzuka Minami, che era una sorta di braccio sinistro, un po' la spalla delle grandi lottatrici, anche come Bulma Kano, ad esempio. Pian piano era riuscita a usare questa specie di palestra per migliorare allenarci, e le sue interviste le consiglio di sentire perché sono interessanti, perché sono uno spaccato di quel periodo, tant'è che anche ci dà delle indicazioni, come ad esempio ci racconta che davanti al dojo c'era un piccolo ristorante in cui alcune delle lottatrici che avevano contratti meno remunerativi andavano a lavorare come secondo lavoro, quindi sono una serie di piccole cose che consiglio di ascoltare anche a livello storico, se si vuole capire un po' l'atmosfera che si viveva all'epoca. Purtroppo anche la sua carriera, appunto, come ho detto, era una meteora, perché non è durata tanto, parliamo di 2 anni, dopodiché purtroppo si è infortunata gravemente rompendosi il tendine d'Achille durante un evento, anzi più che un evento, le registrazioni di un episodio televisivo che l'avevano vista fare coppia con la sua partner di riferimento, che era Saki Hasegawa, in un match contro Manami Toyota e Maiko Yoshida. Durante l'esecuzione di un Tope con Hiyo è caduta male, si vede proprio, ci sono i match, si trova anche su YouTube, purtroppo cade male, a terra malissimo, e appunto avviene questa frattura che porta poi il match all'interruzione, e di conseguenza da lì purtroppo la sua carriera è finita, di lì poi non si è quasi più saputo niente, fino appunto ai giorni d'oggi, in cui dopo 30 anni è tornata a lottare, quindi chissà che non ci possa togliere almeno qualche piccola soddisfazione, insomma. Eh sì, molto interessante personaggio, che peraltro, dato che grazie a Marco la curiosità è diventata sempre più forte, sto anche recuperando, guardando cose del passato del Joshi. Io vi consiglio veramente, YouTube è un mare in piena, un fiume in piena, più che un mare in piena, un fiume in piena, dove potete andare veramente a trovare tantissima roba e togliervi anche delle curiosità in base a quello che stiamo dicendo. Come stava raccontando,
È sempre brutto andare a vedere un infortunio, però cercando magari un po' di match di Debby Malenko ci sta anche di vedere, insomma, diciamo questo punto che è un po' il peggiore della sua carriera, la fine così tragica. E quindi, insomma, potete trovare tanto materiale, sfruttate quello che avete a disposizione perché davvero c'è tanta tanta roba molto bella. Ovviamente questo non significa altro che noi avremo ancora tante storie da raccontarvi, quindi giovedì prossimo siamo ancora qua, ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso nuovi progetti, nuove situazioni, ma ci stiamo anche tenendo molto stretto questo un lariatto al giorno, ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify, ci potete trovare senza nessun problema. Grazie a tutti per aver seguito, grazie a Marco per il suo contributo, ovviamente con lui ci sentiamo giovedì, con voi invece tutti i giorni alle 8 del mattino. Grazie mille, alla prossima!